Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Alessandro Di Battista, deputato del Movimento 5 Stelle e membro del direttivo. Buonasera Antonio Padellaro, buonasera. Presidente del Fatto Quotidiano. Buonasera, bentornato Beppe Severnini, buonasera. Editorialista del Corriere della Sera. Comincio con lei, onorevole Di Battista, perché da oggi l'Italia, io dico, noi diciamo, finalmente ha una legge sui diritti civili, sulle unioni civili. Renzi dice che questo è un giorno di festa. Voi dei 5 Stelle non l'avete votata, vi siete astenuti. Perché? Innanzitutto buonasera. Ci siamo astenuti per questioni di merito. Allora, questa legge, la prima parte riguarda la regolamentazione delle unioni civili, la seconda parte invece delle convivenze di fatto. Ci sono molte storture, tra l'altro un bel pezzo oggi del Fatto Quotidiano le elenca una dopo l'altra all'interno di questa legge. Per esempio, per quanto riguarda le unioni civili, non vi è l'obbligo appunto per le coppie che appunto accedono all'unione civile di fedeltà. Questo che significa che secondo coloro che l'hanno approvata, probabilmente per me è qualcosa di discriminatorio, la coppia omosessuale è più incline al tradimento di quanto lo possa essere la coppia omosessuale. Mi scusi, onorevole Di Battista, no, se lei mi porta questo come argomento, no, mi viene da dire e chi molti. Se ne importa, nel no, senso a, che a parte vengono garantiti dei diritti che l'Italia aspettava da 28 certo, anni, però, il diritto alla pensione di reversibilità, assolutamente. Il diritto a seguire il coniuge in caso di emergenza all'ospedale, di poterlo assistere. Per l'amor di Dio, però gli stavo elencando tante storture. Per esempio, rispetto all'obbligo di fedeltà, non è una questione solamente, non lo so, etica per chi appunto crede nell'etica, ma è una questione che riguarda anche il diritto. Nel momento in cui, per esempio, una coppia omosessuale, uno dei due dovesse tradire il partner, per esempio, arrivate davanti a nel momento in cui c'è un'eventuale separazione, l'altro potrebbe non pagare gli alimenti perché evidentemente il tradimento non è considerato una cosa importante. Ma non si tratta solo di questo. La seconda parte, ci sono anche delle questioni molto ma più... Ma allora avreste dovuto votare no. Ci siamo astenuti anche perché, dottoressa Gruber, si rende conto che non è stato concesso al Parlamento della Repubblica di votare nemmeno un emendamento? Cioè, anche dal punto di vista del metodo, si rende conto che questa è una legge di iniziativa parlamentare, cioè il Parlamento propone una legge, prima firma la senatrice Cirinnà. Si rende conto che né al Senato né alla Camera è stato permesso al Parlamento della Repubblica di votare un emendamento. Allora, adesso la fermo e chiamo in aiuto i miei due colleghi. Antonio Padellaro, è corretta questa descrizione, analisi che fa Di Battista, perché un po' viene da pensare che i 5 Stelle abbiano perso un'occasione. Allora, bisogna purtroppo distinguere tra le famose questioni di contenuti e di schieramenti. Allora, sulle questioni di contenuti, effettivamente molte delle obiezioni del Movimento 5 Stelle possono essere opinabili. Però io credo che abbiano fatto il massimo che potevano fare astenendosi, se parliamo dello schieramento, perché alla vigilia di elezioni amministrative, mi spiace buttarla sul politichese, ma dobbiamo dare anche delle spiegazioni a chi ci ascolta, e un voto comune, diciamo, di 5 Stelle col Partito Democratico avrebbe, diciamo, creato qualche problema. Allora, io credo che, ripeto, politicamente abbiano fatto il massimo che potevano fare. Potranno dire che comunque non hanno ostacolato l'approvazione di questa legge, perché l'astensione ha due facce, una faccia negativa, cioè non ti approvo la legge, e una faccia positiva, nel senso che va bene, comunque la legge viene approvata e io non mi sono messo di traverso. Però ripeto, in questo momento il duro contrasto che c'è a livello nazionale tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle ha giocato un ruolo importante. Ecco, ha giocato un ruolo importante Beppe Severnini, ma in casi come questi, quando siamo di fronte a leggi come queste, dovrebbe invece non giocare alcun ruolo, e i 5 Stelle hanno fatto il massimo politicamente che potessero fare? Allora, gli esperti di politica, qui abbiamo un parlamentare, il mio collega Padellaro ne sa molto più di me, secondo me, come ha detto Lilia, avete un po' perso un'occasione. Mi spiego, voi andate fuori e dite una cosa che capiscono tutti. Questa legge per noi non è perfetta, non va tanto bene, ma il passaggio per un paese di avere finalmente una legge che regola unioni civili come gli altri paesi europei, di avere la possibilità di regolare le coppie di fatto, noi
la votiamo, poi dopo la miglioreremo. Secondo me mettevate più in difficoltà i vostri avversari politici, il Partito Democratico, Renzi, con una cosa del genere. Ogni tanto io capisco che in politica non si fa così, dice guarda Beppe, tu non fai il parlamentare, non fai il ministro, ma secondo me il coraggio di fare queste cose, e signori, e tra l'altro se posso, avrete fra poco un'altra occasione, perché è vero che la riforma costituzionale non è perfetta, ma se non altro ci porteremo a una Camera, se non altro correggeremo gli errori con le regioni, e invece io temo che accadrà di nuovo. Secondo me molti di voi, quando vi trovate a cena, si dicono porca miseria, questa legge in fondo è un progresso, ma non possiamo dirlo. Ecco, Di Battista, fermo restando che naturalmente ci sono delle differenze, sono delle due cose diverse, il referendum sulle riforme costituzionali e questa legge sulle unioni civili, ma lei ovviamente ora ha il diritto di replica. Non volevate dare questa piccola soddisfazione al Partito Democratico? In era di campagna elettorale con diciamo un'amministrativa importante alle porte. Della ricerca del consenso ha rovinato questo paese e ha rovinato la politica, ma pensate veramente che qualora Renzi presentasse una vera legge anticorruzione, un reddito di cittadinanza e sostegno alla piccola e media impresa, io per non andare contro il Partito Democratico voterei contro? Ma guardate che il movimento è un'altra cosa, cioè a me non mi ha ordinato. Ma perché voi non cercate il consenso, lo fate anche voi come io tutti, cerco, no? Io dato che sarò a tempo determinato dentro il Parlamento e non starò tutta la mia vita dentro quell'istituzione e la mia vita al di fuori è anche migliore di quella che sto vivendo al di dentro, il mio obiettivo esclusivo è migliorare le leggi. Prima lui diceva, potevate migliorarla, ma c'è stato consentito di migliorarla, che noi abbiamo presentato in Senato addirittura 0 emendamenti per far capire che ci interessava la legge, però delle altre forze politiche le hanno presentate, avevano anche il diritto di discuterli, hanno messo di fatto una ghigliottina, poi Grasso gli ha detto che quella ghigliottina non era costituzionale. Ma è stata discussa però per tanti mesi, Padellaro, no? Non in Parlamento, viene discussa nei talk show ma non in Parlamento, scusate, ma voi pagate dei parlamentari per proporre determinati emendamenti e per migliorare le leggi. Le cose che sta dicendo l'onorevole Di Battista, anche l'ardore con cui le dice, conferma quello che io ho detto, cioè che c'è in questo momento e bisogna dire le cose come però stanno. Non è così. Sì, no, ma non parlo del. Io penso che voi abbiate fatto quello che dovevate fare in Parlamento senza pregiudiziali, però c'è è inevitabile una tensione così forte in Parlamento nella politica italiana che finisce anche per condizionare, seppure involontariamente, le scelte sui contenuti. Questo però i molti milioni di italiani che ritengono questa legge sull'unione civile un progresso, e ce ne sono di sinistra, ce ne sono di centro, ce ne sono cattolici, ce ne sono di destra, dicono che peccato, perché ci sembrava che il Movimento 5 Stelle queste cose io non sono entrato in Parlamento per la logica del meno peggio, io non sono entrato per questo, io mi sono candidato in un momento drammatico, mai avrei pensato di finire in Parlamento, il movimento non sarebbe mai nato se i partiti non ci avessero rovinato la vita, entro in Parlamento per migliorare delle leggi, a costo di far arrabbiare qualcuno che dice ah ma voi dite sempre no, io non dico sempre no, e non è che voglio la rovina del Partito Democratico, per me questo Partito Democratico sta rovinando l'Italia, che è un discorso totalmente diverso. Cioè, ma guardate quotidianamente che è diventato questo paese, ma solo io mi indigno di quel che è diventato, che il Parlamento non discute nulla e la maggioranza è incostituzionale per via del Porcellum, ci vogliono 19 giorni per la legge Fornero. Infatti, e ci dicono che ci vogliono invece anni e anni per il reddito di cittadinanza e per ricollegandomi alla riforma costituzionale, ma voi credete veramente che il problema oggi dell'Italia sono le due Camere? Ma quando serviva a Berlusconi la legge sul legittimo impedimento e lodo Alfano l'hanno approvata in 20 giorni, quando noi chiediamo il taglio delle pensioni d'oro, l'aumento delle pensioni minime, ci dicono non si può perché i tempi del Parlamento sono lunghi, questa è pura ipocrisia. Padellaro Severnini è... No, dico che insomma ribadiamo, c'è un problema di comunque, ripeto, non hanno dato il voto contrario, il voto di astensione vi consente, vediamo, possiamo vedere un attimo il lato positivo, cioè perché vi siete astenuti in positivo allora? Mettiamola in questi termini. Perché come diceva lui ci sono dei miglioramenti di questa legge che consentono un progresso. No, allora io vorrei chiedere... Questa legge è comunque un fatto positivo oggi per il Paese. Un'occasione persa per il Paese, però un fatto certamente migliore di quello che c'era in precedenza. Non abbiamo votato contrario. Di Battista, le volevo chiedere al volo, voi condividete le critiche dei vescovi e del Family Day o pensa che sia un'indebita... invasione di campo? Io oggi proprio non voglio avere nessun tipo di filtro, perché poi dicono che ci interessa il consenso. Per me la famiglia, come la chiamano i
vescovi tradizionale, oggi in Italia è in crisi, perché io ho amici che hanno difficoltà ad accedere a un mutuo, a mettere in piedi un'impresa, per fare figli, non fanno figli, non si fanno figli in questo paese. Questo paese sta diventando un paese vecchio. Quindi... Ora, il problema per i vescovi sono le diritti alle coppie omosessuali, sui problemi relativi alle famiglie. Non sono le rette degli asili nido che arrivano in alcune città a 600 euro al mese, un asilo nido, e ci sono genitori costretti a lavorare come pazzi per pagare magari la retta dell'asilo dei loro figli, arrivano a casa e non riescono neanche per la stanchezza a parlare con i figli. In questo paese aumenta e non aumenta il lavoro. Non aumenta. Quindi lei dice che la famiglia è in crisi e che i vescovi si occupassero aiutare le famiglie in crisi e non di decidere quello che fa il Parlamento. Però il problema, i vescovi dovrebbero sapere, tra l'altro il Papa lo dice ogni giorno, che è la corruzione che distrugge questo paese, non quattro diritti da dare giustamente alla coppia omosessuale. Severnini, Family Day ha detto oggi che si ricorderanno di Renzi e di questa legge sulle unioni civili quando si voterà per il referendum costituzionale. Renzi rischia davvero qualcosa col voto cattolico? Io sono cattolico e trovo che questa legge sia opportuna, l'ho anche scritto sul Corriere, lo ripeto qui stasera, e come me ci sono milioni di cattolici che la pensano in questo modo. E quindi no, credo di no, penso che la Chiesa, so che è una cosa antica, potremmo aprire un discorso e non lo faremo, è una cosa banalissima, queste leggi le deve fare lo Stato. Poi quello, uno se vuole sposarsi in Chiesa, io l'ho fatto, si sposa in Chiesa, se qualcun altro vuole convivere, conviva, punto. Ecco, però Salvini dice ai propri sindaci disobbedite e non applicate questa legge, voi ai vostri sindaci dite ovviamente di applicarla. Questa. Ma devono disobbedire alle tangenti, alle mazzette, non alla legge. La legge è legge, va rispettata. Quindi questa per me è una vergogna totalmente, esclusivamente atta a provare a rimediare qualche cosa. Tante cose. Salvini, tante spettacolo. Cose. Onorevole Di Battista, a dicembre il suo collega Di Maio diceva: io non credo alla presunzione di innocenza per i politici, quando uno è indagato si deve dimettere, se ne deve andare. Perché adesso non vale per il vostro sindaco di Livorno che è indagato per concorso in bancarotta fraudolenta? No, no. Guardi che vale anche per lui. Noi dobbiamo soltanto capire nei prossimi giorni se questo avviso di garanzia si tratta appunto di un atto dovuto, dato che non c'è scritto nulla all'interno dell'avviso di garanzia. La questione è la seguente. Però voi l'avete sempre chiesto, no? Ai sindaci PD e agli altri, nel momento in cui c'è un avviso di garanzia, lo dice anche Di Maio a dicembre, no? Però quando c'è quantomeno un'informazione sull'avviso di garanzia, qualora noi nei prossimi giorni appunto dovessimo scoprire che c'è qualcosa che non è stato fatto per bene, sindaco Nogherini si dovrà dimettere e i cittadini a Livorno andranno ad elezione, perché non è che autosospendiamo. Ma come farete a scoprirlo? Per esempio oggi abbiamo fatto degli accessi agli atti, ma comunque la procura magari vi darà qualche informazione maggiore. Bisogna capire in questa questione, perché occorre spiegarla, mi conceda 30 secondi. Noi entriamo a Livorno e troviamo una municipalizzata piena di debiti lasciati dal Partito Democratico. Decidiamo in maniera molto coraggiosa di avviare un concordato preventivo anziché metterci quattrini all'interno di questo pozzo senza fondo AMS, magari tagliando i servizi sugli asili. E poi avete fatto 31, 32 assunzioni. Sono stabilizzazioni, nel senso erano già dei lavoratori che sono stati stabilizzati. Comunque, nel momento in cui viene avviato il concordato preventivo, di fatto si portano i libri in tribunale. Quindi questa inchiesta, che per me è il mio unico obiettivo da cittadino, è si faccia chiarezza in AMS per capire come sono stati fatti questi debiti, è partita da noi. Prendiamoci qualche giorno. Ecco, ma questa istruttoria non dovrebbe valere per tutti e non dovrebbe essere fatta per tutti? Assolutamente sì, voi siete però sempre i primi a chiedere le dimissioni, per l'amor di Dio, degli inquisiti del PD, però, o indagati, non inquisiti. Assolutamente, vedere un'enorme differenza. La settimana scorsa è stato arrestato per appalti truccati e pizzicato a formattare il computer e a nascondere le prove il sindaco di Lodi, il quale oggi è San Vittore, ma non si è dimesso. Noi invece vi stiamo dicendo, ci date qualche giorno per verificare maggiormente se l'avviso di garanzia a Nogherini si tratta appunto di un atto dovuto, perché se non si dovesse trattare, non dovesse essere un atto dovuto, siamo assolutamente pronti, anzi si dovrà dimettere, però aspettiamo solo qualche giorno, perché se invece fosse un atto dovuto e lui ha agito correttamente, è evidente che le dimissioni non ci saranno. Severnini, Renzi parla di doppio pesismo incredibile, i 5 Stelle dicono che invece c'è molta differenza tra i loro casi e quelli del PD. È così chiaro tutto? No, non è chiaro per niente, il doppio pesismo mi sembra molto evidente, voglio dire, quando i PD difendono i suoi, loro difendono i loro e la destra difende la Lega, sempre la solita storia. Quello che volevo dire,
C'è una cosa però che ha detto che mi trovo abbastanza d'accordo, che bisogna guardare caso per caso. Io credo che questo automatismo assoluto, te lo dice uno che sempre ha detto la sua opinione in questi anni sulle schifezze che sono accadute e ha difeso i giudici quando è stato il caso, ma l'idea è che c'è un avviso di garanzia e quindi immediatamente, al di là dei casi, senza guardarci dentro, uno si debba dimettere, non sono così sicuro. Padellaro? Sì, ma è ovvio che bisogna guardare, doppio pesismo. Sì, Renzi dovrebbe un pochino stare attenti ai numeri, perché credo che i problemi che ha il PD dal punto di vista degli indagati sia un problema, cioè non basta dire che loro sono come noi, non è proprio così. Però sul sindaco di Livorno io vorrei riprendere una dichiarazione del regista Paolo Virzì, il quale è di Livorno, livornese doc, il quale ha detto: ma sì, Nogarin credo che sia una persona onesta, ma è un po' pasticcione. E qui il discorso riguarda la capacità degli amministratori di 5 Stelle di amministrare importanti città, e lo diciamo anche alla luce del test importante delle amministrative, certo, dei prossimi giorni a Roma e in altre città. Questo è un altro aspetto che riguarda poi il movimento, perché questa fama che il movimento si è fatto di grande forza di opposizione, che fa bene l'opposizione in Parlamento eccetera, ma di un movimento che non riesce a esprimere amministratori di livello non è poco. E quindi io credo che il caso di Nogarin a Livorno sia certo quello dell'avviso di garanzia, ma sia soprattutto il fatto: ma sta governando bene o sta governando male, come molti dicono, perché magari non è capace, per dirla, certo, in termini molto brusti. Ma sono anche una forza giovane, è anche inevitabile, sì, perché se non parlo del sindaco di Livorno che non conosco, ma in generale... Sì, però i cittadini non vogliono sapere se sei giovane o vecchio, se ti votano vogliono sapere se amministri bene o amministri male. Permettetemi. De Luca, per esempio, aveva il 70% a Salerno. Noi entriamo in una città dove appunto troviamo una municipalizzata dei rifiuti con 42 milioni di euro. Ci iniziamo a mettere le mani e oggi il problema è il Movimento 5 Stelle che amministra da poco e che non ha creato quei debiti. È evidente che noi, dottoressa Gruber, vinceremo su una città, su città e anche su un'Italia in macerie. Io sono convinto che sarà complicatissimo amministrare Roma. L'hanno rasa al suolo tutti i partiti, l'avete vista che città è. E sarà difficilissimo, però siamo pronti a rimboccarci le maniche. Però stiamo dicendo ai cittadini... Non è che vogliono farvi vincere per distretto. Questo da Milano me lo sono Io sono convinto chiesto. Di no. No. Io sono convinto di no. Perché ho visto anche una violenza nella campagna elettorale e negli attacchi verso Virginia Raggi molto alta. Comunque saremo molto contenti, appunto, se dovessimo vincere, e anche per verificare all'interno del Comune di Roma come diavolo hanno fatto 17 miliardi di euro di debiti e quanti derivati, ovvero scommesse bancarie sulle scommesse, hanno comprato le precedenti amministrazioni con i soldi nostri. Comunque Giorgio Gaber diceva, perché qua si parla indagato, il PD, Giorgio Gaber diceva: io non temo Berlusconi in sé, temo il Berlusconi in me. Come dire? C'ho scritto un libro intero su questo, guarda. Come dire? Che ci sono, perché questa è l'Italia, c'è corruzione in questo paese. Allora oggi noi stiamo dicendo al governo Renzi, dato che la corruzione è un'emergenza che taglia posti letto all'ospedale, che distrugge la vita e il futuro di tanti cittadini, noi vi presentiamo un pacchetto anticorruzione completo, l'abbiamo definita una carta dell'onestà, con il DASPO per i corrotti. Noi oggi, dottoressa Gruber, in Parlamento abbiamo chiesto la calendarizzazione urgente al Senato della Repubblica di una proposta per applicare il DASPO per i politici corrotti, ovvero non possono mai più candidarsi, proprio perché c'è l'emergenza corruzione, riprendendo una dichiarazione del Presidente del Consiglio sul DASPO. Il Partito Democratico l'ha bocciata, quindi evidentemente non hanno voglia di sconfiggere la corruzione. Perché? Perché hanno troppi episodi e, diciamo, esponenti legali. Un rapido, se venire. Velocissimo, grazie, ringrazio anche io la dottoressa Gruber del permesso. Dottori, grazie a voi. Mi promettete che se ci promettete agli italiani, non solo ai romani, che se nel caso arrivaste in Campidoglio ci fate sapere nel tempo di 2 settimane chi sono le migliaia di persone che hanno appreso appartamenti splendidi per 5-12 euro al mese e chi sono quelli che gli hanno permesso di farlo? Non vedo nomi e cognomi. Perché, mi scusi, lo dico da italiano e da giornalista, io ho dovuto ogni tanto scrivere, mi tocca in Italia e fuori d'Italia, che la differenza fra Milano e Roma è talmente clamorosa in questo periodo e non mi rendo orgoglioso, non parlo da milanese, da giornalista, ma io finché quei nomi delle persone che hanno goduto di questi privilegi vergognosi per anni e anni, finché non li leggiamo e non si sanno, questa non è vendetta, vuol dire che a Roma è
vuol dire, se non escono vuol dire che Roma è irrecuperabile. Però molte delle cose si sanno grazie ai vostri consiglieri comunali. No, infatti me lo chiedono. Vi attaccheremo i nomi sul pasquino, se è necessario. Io non vedo l'ora, perché questa città l'hanno veramente rasa al suolo. Comunque un nome glielo faccio, ma per correttezza, si chiama Partito Democratico e deve pagare i debiti della sede del PD storica di via dei Giubbonari, perché se sei un cittadino comune magari ti sfrattano. Se ti chiami PD puoi permetterti di non pagare i debiti e quindi sottostare di fatto sulle tasche. Colpire le tasche. Onorevole Di Battista, se alla fine non vincerete a Roma, siete destinati a non vincere mai. Come sta dicendo, l'hanno così tanto distrutta che dovete vincere per forza. Non lo so, io mi auguro di vincere, ma mi auguro anche di andare al ballottaggio a Torino. Io mi auguro ottimi risultati, perché poi io sono molto fiero di quello che stiamo facendo. Se siamo passati nel giro di meno di due anni, no, da una forbice di quasi il 20% con il Partito Democratico ad oggi star lì sotto, perché avremo lavorato bene, oltre che ha lavorato molto male Renzi, soprattutto dal punto di vista economico. E anche mi ricollego al discorso del referendum. Guardate che la questione economica sarà fondamentale, perché l'Italia non è ripartita, perché le ricette del governo Renzi, che ne dica lui e i suoi tweet, non funzionano, il Jobs Act non funziona, il carico fiscale è clamoroso, le imprese, soprattutto la piccola e media imprese, soffre. Noi da Teresa Gruppo abbiamo presentato 4 manovre economiche. Saranno o no credibili se tanti cittadini per strada, più che sui sondaggi, che io li prendo sempre con le pinze, ci riconoscono appunto serietà, partecipazione, onestà? Vorrei chiedere a Severini e Padellaro, ma un italiano su 3, abbiamo visto il nostro sondaggio, considera i 5 Stelle un'alternativa credibile a Renzi. Sono tanti o pochi? Sono tanti e io credo, aggiungo solo una cosa, che intorno a questo tavolo negli anni mi è capitato di dire, secondo me sbagliavano per ingenuità, per foga, anche qualche volta per cattiveria inutile, non c'è dubbio che siano diventati grandi. A proposito, quello che fate sul gioco d'azzardo, vi appoggio qualunque cosa, è perché lì enorme, esempio, è una grande battaglia e sono perfettamente d'accordo con voi. Cioè, ma hanno condonato milioni di euro alle slot machine, cioè, ma veramente è una cosa incredibile. Ripeto, le imprese muoiono, però le slot machine collegate magari alle fondazioni dei partiti politici. Padellaro. No, il dato più interessante è che sono i 40-45% di giovani che votano nel Movimento 5 Stelle, perché poi è la prospettiva. Ecco, i giovani, ma soprattutto al sud, mentre il nord e gli anziani vota poco. Però insomma, avere il voto dei giovani è importante. È un sondaggio che io, se fossi in Renzi, guarderei con un certo timore, non soltanto perché dal 40% delle europee sarebbe sceso al 31%, ma per il referendum sulla Costituzione, perché se si fanno le somme, stiamo facendo un discorso puramente aritmetico, tra il Partito Democratico favorevole al sì per le riforme costituzionali e tutti gli altri partiti che sono il fronte del no, ho l'impressione che in questo momento Renzi qualche domanda se la debba fare sul suo futuro a Palazzo Chigi, visto che ha legato la sua permanenza. Ma certo, del referendum Di Battista, ma perché il nord e gli anziani vi seguono poco? Noi siamo certamente molto in rete, anche se andiamo in televisione. I primi tempi non era facilissimo, io spesso, anziché delle interviste, non ne sappiamo qualcosa. Esatto, subivo degli interrogatori, no? Poi, cioè, il Presidente del Consiglio si può permettere di confondere il 416 bis con il 41 bis, nessuno ne parla, io sbaglio un congiuntivo, vado su Al Jazeera. Ma al di là di questo, io credo che comunque in Italia molte persone votano ancora per partito preso. Cioè pensano, io sono liberale quindi voto a destra, quando la rivoluzione liberale a destra non l'ha fatta, l'hanno fatta per i loro porci comodi. Io sono di sinistra quindi voto il PD, che ha a che fare con Berlinguer. Questo PD non ha a che fare con Berlinguer, ha a che fare con Berlusconi e con Verdini. E credo che tutti i cittadini che si reputano appunto di sinistra devono prenderne atto. Cioè anche un minimo di... Io ho votato una volta il PD, dottoressa Krug, mi sono disintossicato. Perché l'ho visto in faccia, guarda come hanno distrutto questo paese. L'ha detto, ho votato il PD. È proprio come se fosse una sorta di confessione davanti a tutta Italia, dico una cosa terribile, cioè, ha rovinato la vita.